Amici e amiche di Kenorizzo Productions, io sono Kenobit, qua dietro alla webcam, e quello che è davanti a voi è Babic, e quello che è a fianco a Babic è Ghouls and Ghosts, Daima Kaimura, che state vedendo non con un lurido mame, scusaci mame, vogliamo bene al mame, grazie mame, santo mame, ma non con un normale mame, state vedendo la scheda originale da Sala Giochi, proprio scheda giapponese di Capcom. Scheda originale arrivata in tonso fino ai giorni nostri, entrata in possesso di Andrea Babic, che vi racconterà anche come è entrato in possesso di questa scheda, e lo farà giocandola sul mio cabinato, grabbando direttamente la scheda. Quindi quello che voi vedete è l'output diretto di una scheda da sala giochi del 1988. Quindi è così pulito che sembra quasi emulato, invece no, è la scheda che sta qui dentro, qui sotto. E quindi latenza zero, tutto bellissimo, un vero schermo da cabinato da sala giochi, scheda vera, Babic vero, sia la scheda che Babic con qualche anno di più rispetto a quasi 30 anni fa, 29 anni fa, quando vidi per la prima volta Ghost and Ghost. E questo è proprio, il gioco compie esattamente 30 anni. Il gioco compie 30 anni, anche se in realtà, che io sappia, si è visto a partire dall'89, inizio 89, ma compie 30 anni. Mi sono allenato? No, come al solito no, quindi l'impresa di finirlo con un credito è abbastanza improbabile, ma lotteremo anelando, aspirando, aspergendo addirittura a questo scopo. Quindi io direi quasi quasi di cominciare, Fabio, cosa dici? Certo, direi proprio di cominciare, vai, metti il tuo gettone. Dove lo metti? Mettimelo tu. Ce l'hai qua. È una bella comodità, ci picchia. Bene, si comincia, signori. Vai. Sarà quel che sarà, sarà perché ti amo, Ghost and Ghost. Tutto bene, tutti morti, il diavolo ha spaccato tutto, uccide sia Prim Prim, la principessa Prim Prim, sia il povero cavallo di Arthur, il Knight Arthur, e si comincia. Si comincia. Ah, mi piace molto, i tasti sono giusti, non gioco da tantissimo tempo. Fabio mi diceva, vi racconterà come ha avuto la scheda e cosa, ma cosa volete che vi racconto? Adesso io entrerò in una scimmia psichedelica di mosconaggine inaudita, perché sapete che questi giochi del signor Tokuro Fujiwara sono giochi stronzi, stronzi come una bara, la bara di Fujiwara. Quindi, tra l'altro raccontiamo un dettaglio, il cabinato su cui state vedendo il gioco è il, lo dico che è il mio cabinato, ma in realtà è un cabinato che ho adottato, era il cabinato del Magiustra, che anni fa mi ha detto, senti Fabio, io non posso tenerlo, mi crea scomodità, vienilo a prendere tu, che so che lo farai vivere, eccetera, e lo stiamo facendo vivere tantissimo, anzi, caro Magiustra, credo che sia l'unico cabinato streamato direttamente su Twitch, quindi, insomma, lo giochiamo, Andrea non si è allenato, però, secondo me, anche questo è no, bello. No, sì, secondo me, non dire secondo me ce la fa, perché ovviamente... No, non è quello. Sbra! È l'equivalente di che tu sei passato in una sala giochi e hai trovato questo gioco e dici, no, devo fare una partita. È quello che sta succedendo. È quello che sta succedendo. No, non ci posso credere, dopo tutti questi anni, Ghost and Ghost, e ci voglio giocare. Come vedete, Ghost and Ghost ha queste cose bellissime, ha l'armatura d'oro, che è più figa dell'armatura normale, perché permette di tirare fantastici secchiate di potere magico ai ragazzi qua, ai ragazzi nemici. Vedete che le forze, è bellissima, ci serve così tanto da dire, ma lo farò, lo dirò, non lo so, vediamo cosa c'è qua, niente, questo è quello che mi trasforma in merda, ma io non voglio essere trasformato in merda, voglio vivere, sì, esattamente, ti trasforma in merda, voglio vivere, naturalmente voi potete sedare le vostre curiosità, ma penso che Ghost and Ghost sia il gioco che conoscete meglio di vostra zia, in senso ovviamente non biblico, e sto cercando, sperando che mi venga dato un'arma decente. Voi sapete che la grande spietatezza di Ghost and Ghost, forse ancora più del predecessore, è che se prendete l'arma sbagliata è game over, soprattutto in certi punti che andremo a vedere, in cui spero che non succeda. Sto cercando, come avete intuito, di prendere l'arma migliore del gioco, che non è assolutamente la fiaccola di sti cazzi, ma è il pugnale, ma non ce l'ho, quindi andrò avanti così. Andiamo! Grazie a Snow 1202 che si abbona per il secondo mese consecutivo e dice un ringraziamento speciale per le ore di divertimento che mi date e che ci date. Grazie a te per il supporto. Ah, che mona! E anche grazie a Furiola che si abbona. Grande Furiola, bella lì, ce l'ho fatto, ho sconfitto il primo boss. E prenderò il volo la chiave. No, e prenderò il volo la chiave. Nice catch, benissimo. Se mandi in alto quando prendi la chiave ti scrive nice catch, che non serve assolutamente un cazzo.
se non segretamente ad aumentare il livello di difficoltà. Oh, questo è uno dei punti che odio di più del gioco. Questo è uno di questa citazione di Super Mario, sostanzialmente, questa tongue in cheek. Li odio, esatto, per questo li odio, perché sono fatti in modo da rompere i coglioni. È il loro modo di essere. Ma allora c'è chi dice: non sono mai stato forte a questo gioco. Ma chi, questo ma è un chi gioco è stato forte nel quale pochi sono stati realmente forti. È un gioco. È sadico, è cattivo, è giusto, è severo, ma sporadicamente ingiusto. Sporadicamente ingiusto. O meglio, è giusto, ma rema contro di te. Esatto. Come vedete, comunque un pochino ci ho giocato, quindi mi ricordo abbastanza le robe. Abbastanza, ma non del tutto. Questi mostri che sono i mostri della farina nella mia fantasia. Vediamo se qua c'è qualcosa di buono o no. Sì, c'è una bellissima armatura d'oro. Sarebbe stato bello se l'armatura d'oro ti avesse dato un layer di protezione in più, ma così non è. Andiamo qua, del Chris. Mamma mia, che fastidio che mi dà questo. Non potete capire il fastidio che mi dà. Vieni giù. Ah, ho sbagliato. Maimona! Non si può così, no, è un warm up, Questa partita è un warm up. Non è un 1cc, è un mon-cc. No, da qui! Ma perché da qui? Ah, è vero. Io dove giocavo in sala giochi, peraltro, era più facile perché aveva più checkpoint, mentre invece il livello di difficoltà standard del gioco, che è quello a cui stiamo giocando, credo, almeno di aver messo i deep switch giusti. Attenzione, colpo di scena, coltelli. Coltelli. Molto bene, la partita cambia. Almeno questo, il cazzo, non cambia niente. Segato così, maledetti figli di buona donna. Ringraziamo Iaci perché si è abbonato per il secondo mese consecutivo. Grazie. E Iaci, allora questo è un warm up, ve lo dico subito, ripartirò perché questa partita fa cagare, cioè non si può giocare così, perde l'armatura, ma col diavolo che mi ha tolto l'armatura dell'amore, cioè sì. È molto difficile mantenere buon umore, mantenere anche la loquela, Fabio, questo devi saperlo. Quindi vediamo cosa c'è qua. C'è Wood che si abbona, no, per il secondo mese consecutivo. Cazzo! Vabbè, ma questo è riscaldamento, Andrea. È warm up. Sto riscaldamento, riscaldamento. Mi fa malissimo la mano. Peccato perché i coltelli sono buoni, però che devo dire? Cioè... Ciao Sala Giochi 1980, se non conoscete Sala Giochi 1980... È una sala giochi del 1980. Esattamente, la trovate nello specifico su YouTube, anche su Facebook, come Sala Giochi anni 80. Amico Sala Giochi, sentiti libero di postare il link al tuo canale. Amico Sala Giochi, allora, che bello questo sfondo di Parallax. Un bonus, guarda che bello, visto che una guarda come sale su, come cerca di succhiarti quel maledetto. Ma io non mi lascio succhiare, non da lui, ecco, perlomeno. Vabbè, vediamo un po' cosa succede. Adesso è facile fare il bullo, caro Arthur, ma hai fatto cagare fino adesso. Questo è un warm up, ragazzi, un warm up. Così, facciamolo alla cazzo dei cani, tanto un warm up, tanto adesso c'è l'armatura, quindi posso tranquillamente riprenderla, non mi serve a niente. Però il coltello, vediamo qual è il potere speciale del coltello, lo sdoppiamento, che è molto comodo. Perché in pratica quando hai l'armatura gialla ti dà un attacco caricato diverso a seconda dell'arma che hai. Vieni. Vieni Cicciuto, vieni. Vieni qua. Dai. Non aver paura. È il cazzo, però mi ha aspettato che mi andasse via la Shadow che sparava. Cioè che stronza. Vabbè, malissimo, ma è un warm up. Pessimo. Quindi voi avete già capito che la situazione non è delle più rose. È quasi funesta, ma d'altro canto, se non è funesta la situazione di Ghost in Ghost, cosa può essere funesta? Andiamo, quel che dà. Senti, grazie Pimat per la sub! Facciamoci anche trasformare in vecchio, tanto un warm up. Guarda che bello quando prendi la cassa nel momento sbagliato, cosa succede? Diventi un vecchio. Un vecchio rimbambito. Ma io non ho paura! Guarda come ti finisco tutto, tranquillo, zac, faccio anche così, vado da Cerberus saltellando, yahoo, non troppo, vai, sei un poveretto, con quest'arma ti posso finire in un battidocchio, in un batter baleno, in un batter muore. Beh, era un warm up, non vogliamo mica svegliare subito il terzo stage, l'immondo terzo stage con la musica satanica di Tamayo Kawamoto, no signore. Sentiamo piuttosto questo rilassante...
così, minuetto che sembra preso da Pachelbel o Pachelbel, Pachelbel. And, sono proprio io. Allora, tristezza, non sono quarto contro i personaggi del computer. Ho sbagliato scarpe, vi devo dire, questo è il problema, sono le scarpe che hanno poco... Non hai messo le scarpe da Ghouls and Ghosts. Non ho messo le scarpe da Ghouls and Ghosts, questo è un problema, la mano fa ciao ciao. Maledetto tunnel carpale. Vai, 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 questa, Chuck 2, Chuck. Questa è la morte della principessa Primprin e del suo cavallo Burzum, si chiama così. Eccolo qua invece Burzum, bellissimo, nella sua cattiveria. E stavolta si fa sul serio. Quindi adesso subito armatura via, fiaccola del cactus e via. Guardate che belli quegli omini nella gogna. Invece non ci sono, non ci sono più tombe, ma ci sono cadaveri nella gogna. È bella questa cosa. Uah! Che bella questa armatura. Sembra un po' tipo i Roshi che si trasforma in Gigrobo d'acciaio. Fa molto Cavaliere dello Zodiaco per me invece. Vedi che alla fine sono gli archetipi che incontrano tutte le generazioni creando amore. Però effettivamente la più bella di tutte questa. Sbra! Come effetto questo. La purezza del fulmine che trafigge il male. La luce contro l'oscurità. Albedo in credo. Che belle queste scanline, Andrea. Alchimia, portami via. Sì, ecco, voi non vedete le scanline, ma come sapete vedere le scanline è tipo avere un potere speciale, quindi... Purtroppo non vi possiamo dare ancora delle scanline, non siamo soddisfatti di come le scanline vengono visualizzate tramite computer moderni, se non con risoluzioni molto altissime, quindi per il momento vi diamo invece la qualità crisp, ma se volete potete mettervi un foglio a righette davanti allo schermo del computer per ottenere un effetto pseudo scanlineita. Andrea, Last Matt fa delle domande importanti tecniche per te che sei un esperto di retro gaming. Chiedeva quali sono le scarpe consigliate per giocare a Ghosts and Ghosts. Le scarpe per giocare a Ghosts and Ghosts. Attenzione, attenzione, premiato per le sue virtù, gli viene dato subito il coltello. E non morire, bravo. Concentrazione. Ammetto che le scarpe giuste in realtà sono le Onizuka Tiger. Perché hanno un certo grado di molleggio, ma non sono troppo eccessive. Non sono le pump che finiscono per stancarti le gambe mentre bestemmi. Perché poi questo è il problema. Cioè, trovare delle scarpe che mentre tu bestemmi internamente non ti fanno molleggiare troppo. Come schivo questa merda. Eh sì, questi sono... Ma questa è proprio la potenza del male, no? Queste radici che velocissime spuntano e cagano il cazzo. Proprio la potenza del male. Graficamente è di una potenza incredibile. E la cosa bella è che è anche fatto male graficamente. Nel senso, spieghiamoci. Se voi guardate bene, vedete che ci sono dei punti sul fondale parallattico in cui non si attaccano bene i pezzi di fondale parallattico. Però, insomma, sti gran cazzi. Per esempio, guardate questa linea. Vedete questa linea grigia? Non so se si vede, sì. Qui chiaramente è mancato un detailing, è mancato un qualche effetto, probabilmente un problema di palette. Vedete che c'è questo nero sopra, grigio della parte intermedia e addirittura il layer ancora sotto che ha... Sì, proprio... mezzo rotto. Esatto, mezzo rotto, ma sinceramente. Ed è mezzo rotto così, questa è la scheda originale, quindi è proprio it was born to be mezzo rotto. Cerchiamo di tenere per piacere questa armatura contro questo coglionaccio. Ma il Mona! Non ce la fa, è più forte di lui. E muore, ma non muore, almeno non muore, però perde la natura come un mona. Allora chiede, giocatore anziano, per voi quando è che un gioco, un hardware diventa retro game? Innanzitutto secondo me non è una roba binaria, ma è una scala analogica. Sì. Nel senso, giocare con il Vectrex è tanto retro gaming. Esatto. Giocare con la PS2 è un retro gaming del passato prossimo, ma comunque retro gaming. Sì. Per me è tutto quello che non hai attaccato sotto la televisione, retro gaming. È molto legato al cristianesimo. È molto legato al, secondo me, al discorso... gameplay e archetipi di gameplay, se vogliamo, no? Cioè, ci sono giochi da PS2, cioè Devil May Cry e retro gaming, gioco a Bayonetta e non è che ci sia questa differenza estrema di gameplay. Infatti c'è un libro uscito per la Hardcore Gaming 101 che si chiama Retro Indie Games, credo. Comunque, insomma, praticamente un libro che parla di giochi moderni indie che prendono l'estetica e il gameplay retro. Spesso ci si ha a che fare con il pixel. Con il pixel, se non visto il pixel, vediamo se sono stronzo. Non sono stronzo! Però posso ancora esserlo, quindi concentriamoci.
quindi pixel, ma anche vettori, wireframe. Diciamo che quando arrivano le texture brutte non è più tanto divertente la questione retro, questo è il problema al momento. Sì, le texture brutte sono belle solo quando avevano una forte identità ed erano tipo Doom. Sciuppa! Fantastico. Texture brutte che però in realtà erano belle. C'è una fase di retro gaming che o le guardi con quel fascino storico di guarda come erano i giochi, oppure è una fase che è invecchiata meno bene di una fase come questa, che comunque era già una pixel art matura, una Capcom che non era il suo primo rodeo e anzi, cioè faceva... Era una Capcom proprio che spaccava i culi malissimo proprio. Ma questo è uno dei giochi più belli di sempre. Ma poi c'è in pochissimo tempo Strider, figata assurda su console, Final Fight, cioè era abbastanza incredibile. Francesca dice, retro is what retro feels. Perfetto. È quello che riempie il retro. Andrea, lo consigli quel libro? Io Cristo! Di... No! Non lo consiglio, andate tutti a fanculo! È terribile, guarda dove mi hanno messo la torcia sti stronzi. Cosa posso fare? Cioè, vediamo se andando indietro mi tolgono la torcia, ma ho la sensazione è che la lasciano lì per fottermi. E come no, guarda lì. Vaffanculo! Niente, che facciamo, un'altra partita di warm up? Eh no! Merda! Vabbè, questo però è trama, Andrea, è narrazione, ci sono 153 persone. Sì, ma questo è drama più che trama, cazzo. È drama tranico. Dove vado con sta roba? Affanculo vado. Datemi un'altra... Guarda, non è stronzi, cioè sto aspettando che finisco il tempo, poi non è bello finire il tempo, è da stronzi, capito? L'acqua santa di me coi... cioè nel senso... Quella! Non c'è un cazzo da ridere, cosa faccio adesso? Vabbè, ho 46 secondi e un'arma de merda, quindi sarà da ridere. Madonna mia, che male, te la vedi. Brucia nelle fiamme dell'inferno e del tuo Cristo! Nel senso, cioè, sono separate. Lui! Sono separate! Morte stupida, arma di merda! Lo sapevo che era così. Ghost and Ghost è così, cioè. Ti fa. Oh! Vabbè, adesso! Vabbè, molto bene loro! Sì, molto bene. Hanno anche un potere figo, mi ricordo male. Certo, fanno uno scudo, fanno una roba. Dove cazzo era? Mi ricordo che c'era una cosa qua, ok. È la fiamma dei carabinieri, giusto? È la fiamma dei carabinieri, esatto. Proprio quella cosa lì. Lo scudo ha la cosa bellissima di suo che segue le pendici. Attenzione! Lo scudo è bellissimo, ma il coltello di più. Il coltello di più perché è più veloce, giusto? Sì. È veloce, non solo, non spara esattamente in linea retta, cioè spara in linea retta, ma va! Che partite vissute tutte in un'ansia profonda, che catartica rispetto alle giornate lavorative! Guarda queste fiamme di megalopoli, andate a fanculo, fiamme di merda! Concentration, devotion, turn the nighttime into the day, forza! Grazie giocatore anziano per la sub! Devi morire! Non tu, giocatore anziano. Esatto, grazie per la sub, devi morire! È stata una giornata lavorativa molto intensa, quindi sarà catartico farsi violare in questo modo brutale da Ghost and Ghost. Forza, facciamo aprire. Che bello che è qua. È proprio bellissimo. Tipo voler morire. Scheiße, Sphere. Armi di merda, datemi qualcosa di buono a niente. Ho perso anche l'armatura d'oro, che in effetti qua serve abbastanza poco. Perché è bello, perché in realtà spesso ci si ingegna per prendere l'armatura d'oro a tutti i costi! Incredibile mossa! Scatto felino, ci si ingegna, ma in realtà non serve un cazzo. Cioè, tipo qua, sì, qua... Allora, qua in realtà con i coltelli l'armatura d'oro serve. Serve come con i coltelli l'armatura d'oro? Perché l'armatura d'oro fa rima con Gesboro. Quindi datemi l'armatura d'oro ora! Pink poi flag. veloce! Pink Flag, ho visto la domanda... Ma vai mona! Non possiamo parlare di Mario più Rabbids, non è... solo domande su Ghosts and Ghosts, sulle scarpe da indossare per giocare a Ghosts and Ghosts, sul retro gaming, sul real hardware, sui coltelli, sui pesci dalla bocca larga. Ah, pesci dalla bocca larga! Attenzione e attenzione.
attenzione. Ok, attenzione. Con grande fatica e in mutande ha raggiunto il checkpoint. E comincia la parte di morire del gioco. Qui è la parte di morire proprio. Non è tempo di morire. Sala giochi dice, senza cheat mai passato questo punto. Scheiße, schwer. Ein Schweizer Schwanz. La Brata, che è il poeta totale che è, li ha chiamati gli scroti manuti. Bello. Porco demonio! Tu hai gli scroti manuti, mi hai distratto. È colpa tua. Ha! Quante vite? Due. L'angoscia, l'angoscia. Il dolore di un uomo di fronte alla propria vecchiaia. Ok. Ma credici però. Cazzo, credici un po'. Credici di più. Credici e 14. Due, eh? Dichiara cosa vuoi fare. Se qua fallisci. Ricominciare. Ricominciare. Me frega un cazzo. Scusate, scusate ragazzi. So che... Lo so, ma... Sono d'accordo, dai, io. Sono molto d'accordo. Ricominciare. Eterni warm up. È la cosa giusta e la cosa più figa, secondo me. Tanto il gioco è così bello, è questo che lo riteniamo. È questo. Adesso che so che ricomincio, guardalo. Come una lepre e come un coguaro, ma non si fa così. Goals, sei stronzo, Goals. Sei stronzo! Guarda, così. Sei arrivato, bravo. La palette del gioco è stupenda, è il gioco con il mio rosso preferito e il mio viola preferito di sempre. Anche se questo rosso e viola qui sono strani, eh? C'è questo verde sotto con sotto dietro quello e... sì, bravo, mi ha ucciso, bravo, sì. Grazie Silver Dragon per l'abbonamento! Grazie mostro degli occhi per la chiave! Allora, qua c'era qualcosa, ma non mi ricordo com'era qua. Adesso mi dà fastidio perché dici quasi quasi ci provo, ma con la vita dove cazzo vuoi andare, cioè. Però dici quasi quasi ci provo, capito? Con i coltelli, con una vita, con l'armatura d'oro, e dice, ma allora, vediamo cosa succede. Dai, andiamo avanti fino alla muerte. Fino alla muerte del sogno. Quel suono di cristallo. Quel suono di cristallo. Questi mostri che fanno quando escono, che belli sono. Vieni Ciccio. Vieni qua, Ciccio. È vero, ringraziamo anche Twitch che ci fa vedere lo stream. Quanto è bello che esista Twitch, è vero. Tutto sommato sì. Stupidi mostri senza anima. Io vi rimpiangerò, mostri senza anima. E qua che si fa? Si corre! Come si corre? Corre e poi adesso ah, il fastidio. Tu non puoi capire. E qua? Che devi per forza fare questo? Vabbè. Andiamo facendo finta come di morire così nel buco. Però no, te la sei caduto nel buco bene. Sono caduto nel buco bene, però insomma. Ho visto buchi migliori. Mettiamola così. Eh no! Ho visto buchi migliori, diciamo così. Che musica pazzesca c'è qua. Quella! Scherzata! Che gioco pazzesco! Stronzi, mi stanno titillando affinché io continui, capito? Non ho neanche la scusa della latenza. Ma questa è l'arte della progression, eh? Sì. Beh, che bello è giocare senza latenza sulla scheda vera, Andrea. Sì, allora, in tutta onestà, se sei un figo a mettere a posto il mame, giochi senza latenza anche col mame, eh? Con un catodico, easy, bro. Ah, col catodico. Però a quel punto... Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dall'azione catodica. Dall'azione catodica? Sì, esatto. Oh, buono! Questi cuori, questo è l'omu, ovviamente, di Nausicaa copiato, ma fatto diventare semplicemente cattivo. Questo è il coltello, è l'arma migliore per fare questi, tra l'altro. Quindi c'è anche un altro fastidio che sto provando, e cioè che, se non mi sbaglio, ho vinto una vita. Sì! Nice catch. E la partita è ripresa! Attenzione, signori. Solo che, allora, questo in realtà è abbastanza un showstopper, eh? Lo sappiamo, lo conosciamo, la virulenza di questi draghi di merda. Che belli che sono questi draghi di merda. Ma i serpenti. Che belli che sono questi draghi di merda. Ma i serpenti sulle scale, li avete visti? Sono.
Muori, muori! Ma poi come erano animati? Qua c'era uno scrigno. Ma e questo castello con questa architettura? È tutto bellissimo. T'aspetto. Ho sbagliato. Ok, ti aspetto. Vieni. Cazzo. Furbo, eh. Che duello. All'improvviso un duello. Grande. Proprio in faccia. Coraggiosi! Come diciamo sempre, per noi è importante farvi vedere il riflesso del tubo catodico sui nostri volti, sull'hardware, sui pulsanti. Il tubo catodico rende tutto più speciale. E visto che i tubi catodici non dureranno in eterno, abbracciate il vostro tubo catodico e celebriamoli finché esistono. Esatto. Vieni, vieni. I muri che pulsano malvagità. Bravo, bravo. Chi l'ha detto? L'ha detto... Passerotto. Bravo, Passerotto. Oh, adesso si è incastrato là. È che non c'è tanto tempo qua, eh. Dio Cristo. Minchia, giù per le scale. Wow. Non tanto, in realtà. Bene. Ah, non ho tempo. Si è acceso? Si è svegliato? Vai su, cammina, merda! Lì c'è un trucco per incastrarlo e farlo camminare e colpirlo agevolmente, ma ho perso un sacco di tempo cercando di fare queste cose. Ho fatto il golosone, sono di nuovo con una vita sola a domandarmi che cosa fare. Ciao Cristian Beretta! Ciao a tutti, siamo tantissimi, siamo in 150, Barbone Gio, Cristian Beretta, Last Mac, combo completo, giocatore anziano, Jax, Dottor Dispetto, Francesca Stealth Bunny, Gabratta, Ross Weiser, Pink Flag, Jax, Avecone, Logan Breddo, Fede Capriccio, Gabratta, Bismea, Catodrey Sunshine, Cinder Dracar, Pelle Gatto, Luma Giustra, Nicola Chiappe, Wonder Boy, ragazzi, Erondo, Focio, Mare, Samsa, Gabaco, siamo tantissimi. Ed è giusto perché... Il merda. Questo gioco è bello, questo gioco è bellissimo. E lo state veramente, pensate a me, colpisce pensare che veramente stiamo vedendo una scheda originale dell'epoca. Per me rende tutto più... Vai su, no giù, su. E poi sparisce là, si incastra, mi fa giù i coglioni, guarda. Se non bestemmio, guarda. Eccolo, sta lì, bravo. No, adesso! No, vabbè, vaffanculo, tu hai la traiettoria della morte! E non si può giocare in altro modo con Sengoku. Sì, si può giocare metodici, ovviamente, e vincere. Oppure fare così, con due diavoli contemporaneamente che ti rompono i coglioni. Perché no? Ma l'altro è respawnato o cosa? No, ce ne sono due. Ah, e ti si sono triggerati entrambi? Ho acceso tutti e due, perché sono stronzo. Oh! Eh sì, ma è l'ultima vita. It's the last life. Potrei vincere una vita extra. Potrei. Qua c'è un coso, dov'è? Non mi ricordo più qua. Questo però mi dà il merdos. No, non lo voglio. Non lo voglio! Vai via! Qua comincia proprio la festa del delirio. La musica. Festa del delirio. Guardate quella vetrata. Non ha vetri, perché sono i vetri del demonio, quindi ha solo merda, ha solo queste arpie, questi bonuses. Armatura? Armatura, ragazzi, è vita, l'armatura è una vita. Guardate che bello quando vomita questo. Anzi, non ve lo mostro perché ho pochissimo tempo, quindi facciamo che raggiungo il checkpoint prima di morire. Ah, ce n'ho anche lì, non me lo ricordavo. Perché l'hai presa? Perché sono stronzo, per 10 secondi. Ok, checkpoint. Però mi è costato l'armatura e non è stata una buona idea. Non è stata... Ah, il checkpoint resetta il timer! Sì, anche la musica. Eh sì, grazie a Dio. Se no sarebbe veramente un gioco impossibile. Ma lui è lo stesso, tanto.
Wow! Quanto è brutto lui? Lui è Astaroth, il nemico del primo gioco, fa tu. Fa tu. Ed ora niente, ora quel bruttissimo momento, dove tra l'altro morì anche l'altra volta che abbiamo giocato 3 anni fa. È vero. Ok, fanno un po' cagata qui, eh. Ci si mette non lo prendi? No, ci si può, ma c'è un sistema che non ho saputo usare. Ah! Amici, che cosa facciamo? Facciamo Intanto scrivi AND. Non ho tanto tempo. Ho un totale di 25 secondi per decidere che cosa fare. Un continuare. Continuino. Vuoi fare un continuino, Andrea? Come volete, ragazzi. Scegli tu. Quello che ti senti, quello che vuoi. Io voto continuino. Ci state? Non vi offendete? Oh, e poi possiamo riprovarlo, eh. Sì, cosa dicono? Tu intanto fallo. Continue. Dicono continue. Va bene. Anzi, lasciate la divisa, c'è chi diceva avanti, c'è chi diceva... Vabbè, intanto sapete che il gioco bisogna farlo 2 volte, quindi comunque vi ripuppate tutto il gioco di nuovo. Esatto. Sì, però che cazzo. Scusate, ma è inutile, cioè non si può fingere questa cosa di essere giocatori. Cioè, il nervo che ti dà Ghosts & Ghosts è il nervo che ti dà Ghosts & Ghosts. Uno non gioca mai per finire col Sengost al 1cc, uno gioca a sta roba perché è figa. Così si fa il trucco, bisogna stare su questo coso qua. Se stai su questo coso qua, allora ce la fai a colpirlo. Vedi come lo sto colpendo? Ma no, ma bisogna farlo con quell'arma che c'è solamente al secondo giro. Ma cosa sto dicendo? Non mi ricordo più niente. Mamma. Era così facile. Vedi, quando non hai la tensione dell'ultima vita, dell'ultimo secondo... Ma... Adesso ti diamo una tensione. Il Magiustra, che è in chat, maledetto, adesso riceve il compito di inventarsi qual è la tua prossima sfida. Nel senso, la sfida del 1cc per adesso l'hai fallita. Magari poi la riproviamo. Ma Magiustra adesso inventerà, farà un game design proponendoti una nuova sfida realistica ma impegnativa. Vai Magiustra, sei tutti noi. Mamma mia. Che gioco malvagio. Che bello sonorità. Spero che a casa si senta bene il rumore dei tasti e dei pulsanti, perché è bellissimo. Penso che si sente solo quello. Finirlo tutto con l'acqua santa? No. Ecco. No, ma non l'ha detto la giusta. L'ha detto un sadico. Nuova sfida a finire il gioco senza bestemmiare. Posso provare. Guardalo il figlio di puttana! Questi sono veramente vermi, cazzo. Dov'è sto scrigno? Perché non mi viene fuori? Vabbè, vediamo che succede qua. No, ma giusto, la sfida per avere continuato, quindi sfida per il gioco avanti, nel senso... Una penitenza. Qualcosa che ci dia un senso di urgenza. Non c'è abbastanza senso di urgenza così. Allora, io te lo dico così, Andrea, hai 2 crediti per finire il gioco. E basta. Cosa ne dici? No! 2 crediti. Ne ho già usato uno. Oltre a questo. Va bene. Cioè, hai 2 continuo dopo di questo. Ah, wow! Uno. Hai inaugurato questo wow questa sera. Wow! Wow! E arriva lui. Dio! Merlino, Aruturo, ho fatto ragnatele qua, fuori di aspettare, tutto pieno di ragnatela, vedi me? Vedi mia palla di oro? È prostetica, l'altra è vera, una è finta. Per fortuna, oltre a lui, per incoraggiare il giocatore, arriva con una modesta ma sempre delicata scollatura la principessa Plin Plin, che beve tanta acquarchetta. Arturo,
Ti prego, bevi, aiutami. Qualcosa. Devi prendere da San Michele lo Psycho Cannon. Non sto scherzando, devi prendere da San Michele lo Psycho Cannon. Vedere, ma che cazzo è lo Psycho Cannon? E mo lo vedete cos'è lo Psycho Cannon. Figurati se non vi mostro. Ah, ah, lo Psycho Cannon. Psycho Cannon, che se, come cantavano i Talking Heads. Che bella quest'arma. Prendiamo quest'arma, dai, facciamo i bulli. Hai preso l'ascia. Ho preso l'ascia. L'ascia, l'ascia. E va bene, guarda, con questo ti sei pagato il... cioè, hai due continua, ma ti sei pagato il... La birra. Esattamente, il pegno. Vuoi un... gradisci un bicchiere di calvados? Che esplosione bellissima. Sì. Gradisci un calvados? No, grazie. Vorrei, ma come sai, lo Sri Lanka ha lasciato dei segni indelebili su di me. Vedi, ma perché ha preso quest'arma, questo besugo? Ecco perché, perché tanto adesso prendo lo Psycho Cannon e me lo dà questo bell'angioletto. E adesso, che cos'è lo Psycho Cannon? Lo Psycho Cannon è questo enorme, gustosissimo sgonfiotto di cremeria. Infatti tu chiamavi la cremeria? L'ho sempre chiamato la cremeria, ma fin dall'epoca inaudita dell'infanzia. La cremeria ha il potere di parare i colpi dei nemici. Per esempio, nella precedente e pregevolissima, devo dire, avventura contro Belzebub, il signore delle mosche, che avete visto alla fine del quinto stage, il Cristo mi ha aiutato con tantissimi pensieri, mettendomi tra l'altro quella lancia lì, in modo da costringermi a saltare oltre. Ma vita di mierda. Meno male che c'è questo. Adesso proverò a saltare oltre. Non so se si riesce, non ho mai saputo in realtà se si può. Lo scopriamo! Si può. Benissimo. Molto bene, senza neanche perdere armatura. Beh, quello sarebbe stato veramente disdicevole. E di nuovo le potenze demoniache sollevano un vento a 30 gradi sotto zero per combattermi, vento copiatissimo. Anche da Turrican, che abbiamo giocato l'altro giorno. Turrican 2, vi ricordate quando c'è quel punto in cui il vento non vi permette di continuare? Ma chissà dove l'hanno visto, quei piccoli geni. Ops, vabbè. Ma guarda, era una sfida del Magistra. Il Magistra proponeva sia papera sia vecchietto. Vecchio già fatto, vecchio già hai fatto. Hai già fatto il vecchio, allora hai fatto la chip del Magistra. Il cazzo! Oh, fastidio! E ovviamente il secondo giro, per amor di difficoltà e di narrativa, è più difficile del primo. Quindi non è che si muovono. Vedete che si muovono, tra l'altro, anche quei ciccioloni lì. Si muovono. Allora, vediamo se c'è una cosa per me qui. Una sorpresa per te! Come non è vero? Sì, te, guarda che bella sorpresa, vaffanculo. Io mi metto qua. A guardare il... A guardare il nulla. Vecchio, 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 vecchio frac. Quindi, adesso abbiamo mutande e lo Psycho Cannon funziona molto bene con le armature, ma quando sei senza armatura, la sua gittata di colpo fa cagare. Simpatico scherzo di Capcom. Famosa testa di Capcom. Non c'è il tipo qua, no. Obiettivo sbloccato, dice Magistra. Sì. Magistra, a questo punto puoi inventarne un altro. Sapete che c'è? Io mi prendo i coltelli, vaffanculo, Psycho Cannon. Perché è vero che per finire il gioco devi avere mandatoriamente uno Psycho Cannon, ma per tutto il resto c'è Mastercard. No, per tutto il resto. Ce lo puoi avere, lo puoi prendere dopo. Lo posso prendere dopo, è più difficile perché devo riuscire ad avere l'armatura d'oro, ovviamente. Intanto concentriamoci qua contro questo. Perché lo Psycho Cannon senza armatura fa cagare, questo è il problema grossolano dello Psycho Cannon, fa proprio cagare. Ehi. Ma sto colpendo sto mono o no? Sì, l'ho colpito off screen. Mi merito un nice catch! No. Vabbè, tutto più facile adesso, no? Senza Psycho Cannon, in quel bel punto che ci piace tanto. Quanto li odio, mamma mia. Sono bellissimi, sono dei sprite eccezionali, ovviamente, ma li odio. Poi quando si fermano, che non te l'aspetti, loro si fermano, ti fanno così, il birignao. E quando fanno così, ma chi sono? Ma parliamone? Ma sono forse un eroe? Ma sono forse un dio? No, sono un poveretto che fa un 2cc di Ghost and Ghost, proprio come 2 anni fa o 3 anni fa, quando è stato... Cioè, sembra che ci riesco, perché magari adesso succhio malamente, capito? Come le caramelle amare. Ah! Amare! Amare le caramelle amare. È una cosa, è una roba. Ormai però sicuro, anche se è tanto che non gioco, ma ormai ho capito quando e come prendere l'armatura. L'armatura hanno un reset, nel senso che se io prendo uno scrigno e perdo l'armatura, resetto il counter dell'armatura. Cosa vuol dire questa cosa? Non lo so. Bello, eh? Via! Questo bullo
che mi aspetta come un malvivente giapponese. Vieni, vieni, malvivente giapponese. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, malvivente giapponese, visto? Ha tutta una serie di pattern bellissimi lui, tra cui questo in cui lui è al tuo stesso livello e comincia a prendere la rincorsa, ma non lo fa sempre, lo fa ogni tanto, per romperti i coglioni. Psycho Cannon, sì, Psycho Cannon pure no, non so se ti prenderò, Psycho Cannon no. Tra l'altro, se c'è qualche esperto di Ghosts and Ghosts, potrebbe rivelarmi un arcano che mi porto dietro. Del cribbio! Psycho Cannon, sì! No, sicuramente no. Mi porto un arcano dietro da molti anni, cioè, ma come si fa ad avere la vita? Nel senso, ogni tanto, a fine partita in particolare, immagino per un counter complessivo dei bonus raccolti, appare la vita. Cioè, dentro il secchiello qua d'amore, appare la vita. Intanto io ho fatto apparire di nuovo lo Psycho Cannon, perché sì, e vado a prenderlo. Perché sì, perché qua è bello. È bello, però è bello, ma non è litigarello. C'è di merda. Beh, un po' stronzo. Potevo saltare un po' più indietro, eh. Dai. Niente, ho perso una vita, niente. Sono successe cose. Allora, ma giusto dice, la nuova sfida per Babic. Sì. È quella di raccontare delle conversioni per computer e console di gioco di Ghost in Ghost mentre gioca al secondo livello. Va bene, allora devo fare veloce. Sempre salutata da Sony. Che belli stream of consciousness di Babish quando è lasciato a se stesso. Che bellezza. Due cicine in novena. Allora, praticamente, esatto. E me lo riprendo, perché sì, perché mi piace giocare con la vostra mente. Con la vostra mente. Con la vostra mente! Allora, conversione. Con le fragili menti di 150 persone. Vai. Software Creations. Creations. You are conclusion. Software Creations. Due cc la minchia. What a drag it is getting old, come dicevano i Rolling Stones. E ne avevano ben due. Come dicevano. Ma io so che qua c'è un'arma. Cioè, io lo so. Qua c'è una roba nascosta. Non mi ricordo dov'è. Capite? Non me lo ricordo. Perché di nuovo non hai più la cremeria? Perché l'ho mollata. Di nuovo? Sì! Ho mollato Gigi e ho mollato anche la cremeria. Perché i coltelli sono così belli e loro lo sanno, me li danno adesso la raffica. Prima mi davano cosa. Facciamo stare qua la roba dei carabinieri che. Cribbio. Sono un po' affaticato in questo punto, devo dire. Ho perso vite come un mona, proprio un mona. Cioè non è difficile questa parte, eh? Addio, il secondo giro lo spawn rate dei nemici è tale che rompe i coglioni, quello sì. Vai! Mi dicevi di Software Creations. Software Creations. Per Amiga, Commodore 64, Amstrad, esiste anche una versione, Spectrum, esiste una versione per Sega Master System riprogrammata da Sega, molto bella ma che non c'entra un cazzo, tipo GDR in cui puoi comprare armature, quindi una roba veramente molto diversa. E Sharp X68000, molto bella, PC Engine 16 bit, molto molto bella, migliore conversione, Mega Drive programmata di Yuji Naka, e dire che ce l'ho fatta. Stanno facendo una conversione per Atari STE, mi sembra con 4 mega, molto figa, ma insomma, posto. Fallo recitando una poesia, ti ricordi una poesia? Tu ricordi sempre caro mi fu questo Thermocolon. Eccolo lì. Ecco. Pure. Quell'ascia è golosa, Ma in realtà qua non è male l'ascia, perché pulisce, pulisce. È grossa. Qua ogni tanto ti danno la vita, tra l'altro. In questi secchi. Come un secchio d'acqua. Svuoti tutto nella maca. Mi sorridi, sei una vaca che fa mumu. Sei vaca, Ramiro vaca. Esatto, Ramiro vaca. Che cattiveria! Psycho Cannon sì, Psycho Cannon no, niente Psycho Cannon perché ci mette troppo tempo e invece devo andare via. Ehi, ciu. Pieno di scrigni, pieno di roba, pieno di Psycho Cannon. Erano le mie last chance per prendere tutto Psycho Cannon per un bel po', perché da qui in poi è merda, come sapete. Però quanto è comodo qua il potere dello Ma si incastra anche per piattaforme in realtà, quindi in realtà non è così figo come sembra. Che belli che sono questi mostri, sono così brutti che sono belli. Anche bagnati restano asciutti. E TAN! Lingua! Che bella la varietà di mostri di questo gioco, assolutamente! Incredibile, signore. Mi illumino di Manfred! Mi illumino di Trenzo, certo. Passerò a citare la versione Wonderswan ed è interessante perché io e Babi stiamo proprio organizzando una serata
Noi abbiamo un po' dei temi underground, cioè dei temi non dichiarati. Come abbiamo fatto un po' di robe Amiga all'improvviso, come abbiamo fatto un Wonder Boy praticamente tutto di seguito, serata dopo serata, potrebbe anche essere una fase Ghosts and Ghosts. Perfect, 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 perfect session. Ha fatto il coso, la sezione perfetta, lo dico. E adesso in culo questo mostro che si chiama Gassuto. E guardate che bello questo trick. Ti sdoppi, salti, spari. E non ho sbagliato, niente. Cosa faceva? Doveva continuare a sparare, ma ho sbagliato, non mi ricordo come si fa. Ah, le mie mani, i miei poveri occhi. Cartman, ci saluto tuo figlio Matteo e noi salutiamo tuo figlio Matteo. Quanti anni hai, Matteo? 45. Dov'è? Where it is? Where is it? Qua. Ma qua è Psycho Cannon o è merda? È merda! Aspetti, cioè, sto morendo dal ridere. Che fiammate stai tirando, Babic, a quel povero Arcade Stick? E tu non sai che fiammate sto... Vai, lasciamo stare. Però, andiamo avanti. Allora. Sì, bisogna spaccare, bisogna spaccare. In sala giochi si spaccano. Ah, sono tentatissimo di prendere lo scudo, perché qua lo scudo è bello. E qua sale. Sale e Psycho Cannon. Psycho Cannon? Psycho Cannon. Sì, perché ci avviciniamo alla fine. Se arrivi alla fine senza Psycho Cannon, te la pigli in culo. È triste. Però è anche vero che adesso tenere con proficiency lo Psycho Cannon non è un cazzo facile. Però lo Psycho Cannon pare colpi di questi manigoli. Quindi in realtà ho fatto bene. Però è corto. Dipende se che armatura hai. Con l'armatura d'oro, come vedi, pare i colpi ed è super sbarone. Senza l'armatura d'oro fa cagare. Grazie, guarda, Jared! Come gli sburra proprio, gli sburra. Non so se esisteva già nella mia vita la borra ai tempi in cui abbiamo giocato per la prima volta Ghosts and Ghosts, però sicuramente c'è un che di orgiastico e, se vogliamo, è una simbologia archetipica, no? La vita, il seme, quindi questa cremeria è un po' anche il seme dell'innocenza! Mamma mia, l'innocenza dei miei coglioni. Benissimo, ci siamo. Allora, qua succede solamente del male, ma è anche divertente ogni tanto trasformarsi. Pepe, ah, che ridere, sono diventato una papera con tanto di fiocchetto. Ragazzi, vi invito a usare con proficiency la cremeria di Twitch, che è l'emoticon di Babic, l'emoticon di Babic benevolo. Spammate dei Babic benevoli a Babic, è come la sfera Genkidama. Chi è abbonato al nostro canale ha accesso a un sacco di emoticon, tipo 7-8 al momento, ma ne arriveranno ancora altre, una delle quali è Babic benevolo. Allora, qui il problema più grande è che quest'arma fa un po' cagare per fare OMU. Quindi, a parte il suono bellissimo che fanno loro, che è incredibile, veramente. Ringrazio il signore che sta roba para, perché se non parasse sarei morto già 20 volte. Come scendono veloci, attenzione! Subito, dai di pixel! Ti ho detto al pixel, cazzo, perché adesso questi qua arrivano e sono dangerosissimi. Ce l'ho fatta. Guardate che la sfera Genkidama mi sta dando energia, è incredibile, Andrea. Ah sì? La chat sta esplodendo con le emoticon faccia di Babic ed è giusto. Lo senti la carica? Dai, forza, tira fuori questo cuore! Questo cuore malato! Tiralo fuori, che sto facendo una fatica dell'ostia! Che angoscia! Ok, è andato. Non è andato un cazzo! Cosa dico andato? Stronzo! Scusate, ce l'ho con me. Ce l'ho con me, perché adesso... C'è il babicialato! C'è il babicialato, è bellissimo! Il cuore in fondo non lo prendo adesso, quindi è estremamente difficile la challenge che mi si propone e che mi si propone. Grazie, Sandone, per il follow! Sandone è un maturatore, lui? Cazzo! Babic, take my energy! Perché non puoi girarti quando sei accucciato? Capcom merda! Quando tu sei accucciato non ti puoi girare! Cioè, non ha... Davvero? Sì, perché ha quattro direzioni Ghosts and Ghosts, perché Tokuro Fujiwara è un cazzo di conservatore di merda. Cioè, ha quattro direzioni? Sì! Il joystick ha quattro direzioni. Grande Caterina 76 che dona 10 euro. Caterina, grazie. 76 sempre più idolatrabile.
Cosa ho preso sta arma? Dovevo usare i coltelli. Me lo diceva mia nonna, usa i coltelli. Proprio in Ghost and Goblin, in Ghost and Goblin. No, mia nonna me lo diceva già in Ghost and Goblin, in realtà. Usa i coltelli! Sono tutto sudato, ma non si era mai visto, in effetti. Comunque ha un messaggio. Caterina dice 2 milioni e 900 rotti a Wonder Boy. Fissimo. Però non so se l'ha fatto con un link a YouTube, non so se l'ha fatto lei o se è una roba che ci ha linkato. Se l'ha fatto lei è un problema proprio a livello di fedeltà matrimoniale. Com'è possibile? Più serio. Ok, ci siamo, siamo di nuovo qua. Non facciamo errori questa volta. Abbiamo questo colpo facile al pixel da fare subito qui. Anche se al secondo giro i cuori sono più retrattili. Bene, andiamo. E quando l'uomo con il coltello incontra l'uomo con la cremeria? Dipende, dipende. Dipende dalla cremeria. Dipende anche dal coltello. Bravo. Sì, vai, vai. È madness proprio. Allora, facciamo una cosa. Visto che prima è stato brutto, facciamo che stavolta sia bello. Facciamo prima questo. E quando abbiamo fatto questo, andiamo di qua. Perché? Perché adesso io ho la gittata, no? Guardala. Gittata cremeria davanti, gittata di cremeria permettendo quello anche in fondo. Vieni fuori, cuore malato! Dai, su. Dai che c'è il pixel perfect. Ehi, guy, il pixel! Oh, sì! Sì! Com'è dura la vita, ragazzi. Bene. E siamo già al secondo giro, Gabaio, già al secondo giro, come testimonia la cremeria. Sì. La cremeria è indice di secondo giro. La cremeria è molto potente anche contro i diavoli. Come scopriremo? No, non lo scopriremo subito, lo scopriremo tra un po'. La cremeria, come vedete, dicevo, è molto potente per i diavoli. Grazie Henry per la clip! Perché la cremeria è vita! E la vita è cremeria! Ma che cazzo! Vabbè, è troppo divertente giocare a Ghost and Ghost, è una cosa che non si può capire. Questo lo stai facendo con 150 persone. Lo sto facendo bene allora. Urcanoid! Ah, io voglio il replay di quella cosa che ho appena fatto. Guarda che bello. Ce l'abbiamo, il bello è quello. Esatto. Cioè, ho fatto una roba completamente senza senso, ma veramente. Vieni, vieni. Vieni qua a farti cremare con la cremeria. Perché il vero senso della cremeria è vita ed è morte! Benissimo! La morte. Ma perché ha questa hitbox alta la cremeria? Guarda questo trucco qui, gli spari e lui vomita, 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 vomita alto. Vedi, guarda quanto vomita, vomita un sacco. Che schifo! E rallentava a bestia nella versione non retail, non resale edition del gioco, perché aveva. Questo girava, tra l'altro lo possiamo. Poi dopo, alla fine del gioco faremo vedere la scheda, che a fine stream la tireremo fuori. Sì. È una scheda convertita di Street Fighter 2. Comprata dal buonissimo, non si può dire, da un signore che si chiama che culo, che non era un'arma di merda. Comprata dal buon Robotype, chissà chi è, lo sa. Grandissimo che siamo andati insieme. Lui stesso mi ha cucinato questa scheda. Guarda, ora ti svelerò il vero potere della cremeria, Sei pronto per il potere della cremeria? Vai. Io non sono pronto per il potere della cremeria. Grazie per l'abbonamento, Sergio! Per il secondo mese consecutivo. Bene. Alla noia! Durissima! Se prendevo la spada adesso proprio possiamo passare gli anni del grande Real potevamo passare. Sì, 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 questa musica divina copiata da Tchaikovsky. Che cazzo, più lento no. Vai, vai, cremalo, crema la cremeria! Che bomba! E la cremeria è una bomba, ragazzi. La cremeria è una bomba. Mi dà coraggio la cremeria, mi dà coraggio! Non ho paura di morire, anche se in realtà è stata una cazzata di suare. Vabbè, cremeria è bella. Grazie per l'abbonamento! Adesso abbiamo solamente i contro della cremeria senza... Blake Shirt! Se l'ho pronunciato giusto, altrimenti scusami. Poteva esserci un'armatura qua, mortacci vostro, no? Vabbè. Che bello il vecchietto che sale. Il culo secco del vecchietto. Eccolo qui. Culo secco del vecchietto. Boom! Culo sodo di Arthur. Questa è la vita. Questa è la magia. Questa è l'armatura segreta che ho tanto anelato. Eccola qui. Vaffanculo. La cosa è proprio la cosa dei carabinieri, eh. Minchia se paura la cremeria. Peccato che adesso devo fare tre gassuti di fila. Al posto degli Armer, giusto?
No, 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 i gassuti ci sono, ci sono sempre stati. I gassuti, ma che nome bellissimo è gassuto. Ok, adesso datemi l'armatura, ragazzi, però, perché sennò, sennò non ci capiamo. Cremeria Power! All'urlo di Cremeria Power, guardate l'ultimo tentativo dei nemici di Photon con un'arma di merda lì. Per fortuna non è un'arma e vado. Ho perso. Oh, Caterina dice che è lei, dice che il punteggio è suo. Caterina, voglio vedere tutto. Ah, ha pubblicato un link a YouTube, poi ce lo guarderemo insieme. Ah! Che schifo. Attenzione. Signori, il finale del gioco. Retrosintetica Azzurri. Lucifer. Luciferis. Mamma mia, quanto è figo. Ah! Muori, muori, muori! Muori, non io, tu! Attenzione, ultima vita. E qua si può continuare? No. No. Va bene. Babic benevoli, Babic benevoli. Sì, se sparassi in su, cazzo. Dio Cristo. Non spara in su, porco demonio! Non spara in su! Comunque non è vero, si può continuare. Ok. O forse no. Non lo so. Beh, sì, è il tuo secondo continuino. No, no, ma non sono mai morto Lucifero in vita mia. Inammissibile. Vediamo se ci trolla malissimo il gioco, no? Colpo di scena? No! Certo, uno che continua solamente per fare Lucifero in sala giochi è un po' uno stronzo. Forse per quello non ho mai visto questa scena. Allora, faccio molta fatica a sparare in su. Quindi, per piacere, spara in su. E no, quando vado in diagonale, cazzo, è veramente ostico. Cioè, se salto e mando in su, non ce la faccio. Probabilmente ho rotto il joystick, spero non sia un problema, Fabio. Va bene, si cambia. Dai, cazzo! È che io ho il mio pattern, ma se lui fa così, muoro, capito? Il problema è che muoro. Io ho un pattern secolare che faccio sempre, ma se perdo uno di questi spari perché non sparo in su, non posso farlo il pattern. Su, su, cazzo! Ma mi fa impazzire. A Bicone dice micro switch è andato, è possibile? No, oh, vabbè, affanculo però. Cioè, guarda dove sono finito! Che cazzo è sta roba? Ah! Non sono mai arrivato sulle ginocchia di Satana. Ma che cazzo. È l'ultimo che... è già fino, mi basta. Sono oltre, ho fallito. O è l'ultima, o tre. Vabbè, però ha fallito il joystick, eh. Devo proprio mandare in su al secondo. Adesso lo faccio così. Devo mandare in su esattamente perfetto. One CC, Mon CC, che è One CC? Mon CC, voglio creare una nuova categoria. Dopo il One CC, il Mon CC. E sono io. Grazie a Becone che grazie. Sta facendo del coaching sul joystick. Esattamente, giusto, è quello che sei. Congratulations, Andrea! Ah, adesso ci possiamo godere tutta la lunghissima sequenza finale in giapponese. Aruturo, che ha fatto tanto bene anche in politica e anche nei campi con la zappa, ora finalmente può, sperando di sposare questa nobile, accrescere la propria statura di nobiliare, diventando Baluba, diventando Baluba, e sicché volse quoti può nave e andare a puntini puntini carugate Dario Baldam beb non riesco a leggere tutto, peccato. E i crediti, la bellezza dei crediti. Skeleton Murderers, non lui ovviamente, ma quelli che restano highlightati. Che emozione grande che mi dona le Rock Turtles. Qui c'è il coso, qui Tamayo Kawamoto, la musicista che impazzisce proprio, ci dà. Non so se sentite qualcosa, sentono qualcosa? Sì. Ah, sentiamolo allora. I Firebats.
Che beh, questa è una delle più grandi trovate della storia dei videogiochi. 2D. Cioè, trasformare un platform in uno spara tutti verticali. Ed eccolo spara qua, tutti lo verticali. Shield. Che bello, lo Shield è un capolavoro totale. Ma poi il giapponese, cioè è un demone giapponese su armatura occidentale, proprio la natura di Capcom, che di fatto cos'è? Un demone giapponese su armatura occidentale. Esatto, cioè Capcom è un cervello di un demone giapponese impiantato nella tecnologia dell'Occidente. Gassuto. Io ho un peluche che si chiamava Gassuto, che non era a forma di, però. Tra l'altro il nemico di Kirby è chiaramente uno spoof di Gassuto. La nuvoletta con l'occhio, uguale. In realtà c'è un demone giapponese come al solito. Belzebù invece è assolutamente biblico come demone, il signore delle mosche. Signore delle mosche. Qui preso molto alla lettera, nel senso che proprio tipo è una mosca. Perché no? Beh, ma è uno sprite orrendamente bello. Orrendamente. Cioè, mi fa uno schifo. E questo figlio di mignocca. Comunque. Lucifero. Ed eccola qui. La principessa Prin Prin con tanto incula tutti le misure. Così, perché sì. 83, 50, 89. Ma pazzesco! Pazzesco, proprio. Tanto magra di brutto. È piccola, cioè, immaginare un fisico sparuto giapponese. Knight Arthur! Che figo! Incoronato. Però. È veramente la fine? No! Infatti possiamo già annunciare fin d'ora che in un futuro più o meno prossimo giocheremo a Super Ghost and Ghost. Ovviamente. Assolutamente. Show da Kaimura Super Nintendo. E naturalmente anche a Goku da Kaimura, cioè Ultimate Ghost and Goblins. Che devo fare? Ah. Non lo so, io ti... Così, proprio le. Ti per... Ma non potrei usare questo, no, è complicato. Il cosa? Il vuoi sederti? Sarebbe bello. Guarda, stai... Io ti inquadro. Ti inquadro e... Vado a prendere un altro sgabello. Tutto sudato, tutta... Mamma mia, schifezza. E vabbè, ragazzi. È giusto... mettere in scena la verità. La verità del videogioco è sudore, la verità del videogioco è fatica, la verità del videogioco, se vissuto in un certo modo, chiaramente se sei una persona clinica, io rispetto tantissimo i giocatori clinici, tra l'altro ricordiamo che abbiamo qui una campionessa pseudo mondiale, sicuramente italiana, di Wonder Boy Monster Land, perché massimo rispetto, 2.900.000, non vedo quello che state scrivendo, è bellissimo comunque, canzoncina, ok. Super Ghost and Ghost, penso con... dobbiamo trovare qualcuno che lo giochi, soprattutto. Secondo me sai che Gingy potrebbe essere... Cavaliere, sa dirmi per caso se da queste parti c'è un cimitero? Oh sì, guardi, è proprio laggiù. Venga con me che la porto in Camposanto con Ghost and Ghost. Son principessa, non ci dovrei andare, ma purtroppo sono necrofila e mi eccito solo se sto di scinta sopra una lapide. Ma che fortuna anche io. Na, 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 na. E questa è la storia dell'incontro di Arthur e la principessa Prin Prin. Fortunati stesso hobby che scopare in mezzo ai morti bravi che si sono trovati senza nemmeno avere Tinder. Ma poi è arrivato un demonio birichin che ha preso la principessa, che ricordiamo si chiama Prin Prin, l'ha portata nel suo regno, fatto di oscurità, e Arthur mezzo nudo, chissà che farà nel campo santo, godo tanto, che cazzo, sto in mutande così. Sto
in montagne con Prin, Prin, Prin. Ma se sto da solo, il camposanto mi rende molo. Quindi son partito alla ricerca della mia bella. Era molto lontana, ma molto più di quel che credevo. L'ho salvata in Ghost and Goblins, l'ho salvata in Ghost and Ghost. Ma poi c'è stato Super Ghost and Ghost, anzi Super Ghost and Goblins, no, Super Ghost and Ghost. C'ho la Kaimura, un altro gioco ancora, e non finiva più. Pensa se la dovessi salvare anche una volta per tutte le conversioni, e poi anche in ogni gioco la devo salvare due volte. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Capitano Putaman, nel manuale inglese sono dato per titolato, mi chiamano Re Artù. E sto con Ginevra e godo e son pieno di soldi che di non ne vorrei. Ma se vai a guardare i manuali giapponesi, scopri che in realtà sono solo una merda. Non va bene, non va bene, non va bene, no, no, no. Voglio smettere di essere protagonista di un videogame, diventare per esempio un notaio, diventare per esempio un avvocato, e dire che mi sono laureato. Anche se in verità, pensate che puzza di sudore dentro questa armatura, mentre mi aggiro per in sepoltura, combattendo dei mostri puzzolenti. Molti lamentano la mancanza di odorama nei videogiochi, ma se ci pensate bene, questa sera sarebbe stata molto puzzolente, addirittura nauseante. Invece per fortuna mi becco solo io la puzza, io che sono Arthur in un mondo digitale. Farmi male per voi, essere catartico, che si accolla la responsabilità di morire per voi milioni di volte. E a dire il vero, io credevo che col 97 si sarebbe smesso di giocare a Ghost and Ghost e avrei smesso di morire ancora. Ed ecco che arrivano i collezionisti e tirano fuori le vecchie schede, come farà che Kenobi tra poco, per mostrarvi la scheda in questione. Rage quitterò a Ghost and Ghost, rage quitterò a Chota e Kaimura, rage quitterò anche su Wonders One. Torna sempre fuori queste, cioè, delle belle cose. C'è chi dice Goal Bloody Goal, c'è chi dice Ultimo Goal a Parigi, Goal Bloody Goal, c'è chi dice Ghost, la, il film. Sì, un po' no. I'm hungry for your cadavere. Necrofilia. I want your corpse. I want your corpse. Mi sa che questa volta non ti salvo, ti lascio morire, così poi sei un cadavere mi bemolle. No, mi si bemolle. Vabbè, comunque, insomma. Era bello Ghost, Ghost, Bloody Ghost, ma non mi ricordo più. Scusate. Ghost, Bloody Ghost, posso dirlo? Ghost, 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 Bloody Ghost, 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 Bloody Ghost, 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 Bloody Ghost, 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 Bloody Ghost, 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 Ghost. Tu crufi, guarda. Da Maya Kawamoto lei non canta più, non compone più le canzoni per i videogiochi. Adesso ha un gruppo, si chiama Beta Flash, mi piace molto, mi sono fatto comprare il CD da un amico che è andato in Giappone e me lo porta presto. Go go go, go bloody go, go, go bloody go, go, go bloody go, go bloody go, go. Ciao. Allora c'è chi dice Rage quitterò e a me viene in mente Camminerò. Rage quitterò. Quando ero solo, solo e stanco del mame, quando non c'era mica binati.
tante persone che giocavano Capcom sentivo cantare così. Rage quitterò sulla mia scheda da San la giochi. Dammi una mano a decappare i CPS2. Questo è Deep Lore della, del CPS2. Vabbè, comunque, dammi una mano a decappare il CPS2 che aveva un sistema di protezione molto complicato e quindi hanno dovuto fare un decap per andare sotto la superficie e leggere fisicamente la struttura. Perché se no si suicidava, finale, giusto? Cioè la... Tendeva un po' a suicidarsi, una roba molto cap. Molto cure. Isn't she mona, chiedo, non so perché, ma è sempre... Isn't she mona? Isn't the princess supreme prince? Sempre la vita che vita di me da che mi tocca far. Vorrei restare a caso là con la mia bella o nel cimitero. La necrofilia mi spinge a fare cose come Ghost and Ghost. Patapatapatapatapam. Qualcuno dice All Night Goals di Lionel Richie, è bellissima, difficilissima, però è stupenda. All Night Goals. All Night Goals. Aspetta un'altra cosa. No, questa era Run, Run, Run to Me. Ma è un'altra cosa. Quella, quando faremo l'Endless Runner faremo Run to Me. Andatemi a Discord prima di andare a... Basta, ti puoi andare tu, Caterina. Ti puoi andare tu. Prima di andare via. Perché non fai un record per me. Sei bravo Wonder Boy, ma Ghosts and Ghosts chissà. Provaci. Gioco di merda sai, l'hai visto stasera perché mi infido come pochi sì. Gioco di merda per cui ho comprato la PCB. Sono masochista, sì. Bene. California Goals. Gocce di borrata intorno a me. California Goals dei Beach Boys è molto bella. California Goals, non facile. No, ma è difficile. Giocavo in sala giochi a quel gioco non matto Ghosts and Ghosts. Spendevo molti soldi e molti anche perché era pieno di bullotti. Cominciava una partita e poi arrivavano loro sì. Un pugno in faccia, un calcio in testa e via. E la partita non è più mia. E non mi ricordo più qual era la canzone. Ah sì, California Ghost. Difficilissima perché ha questi accordi che vanno sempre più su che poi non ricordo. E poi ancora più su, maggiore però e va fa culo. Grazie, Hotel Calabò, c'è un po' di borra nell'aria, non so perché c'è tante parole. No, chi non è best goal. Qualsiasi parola di due sillabe è diventata goal, quindi puoi fare qualsiasi cosa. California Goblins, cioè potete anche usare goal per due sillabe e goblins per tre. Goblins, sempre due in realtà, non funziona. Comunque va bene, borra, ma vedi questa fissazione per la borra. Non let Flint Dream is understood è bellissimo. Che è stato grande Elflum. Ti piace molto però ho una certa età. Se aspetti un po' divento cadavere io. E non devo più lottare urlando un po' sul zio. E com'era il tema della canzone Growl più? Oh no, please. Sono un po' vecchio, non giocherò più. Oh please don't let please me. Please me misunderstood. Non è preferis understood. Conosco le sue misure. Non ho nemmeno dovuto stalkerarla su Facebook. Era tutto scritto nel gioco. E faccio notare che le misure sono cambiate. Con Super Ghosts and Ghosts si è fatto un po' più ciccia, un po' più poputa. Perché i tempi passano, le mode passano. E anche Tokuro Fujiwara si sta abituando a donne maggiorenni. O se non ha alcun maggiorate, perché in effetti tipo ha 15 anni a principessa Primprin, una storia veramente sordida, necrofili, semipedobear, lui attempato, esibizionista, mutande discutibili, cadaveri,
gettoni, tu riesci. Ed è per questo che forma gli Smiths. Esatto. E che canta Prin Prin Prin. No, vabbè, basta. Basta, si può andare all'infinito. Ma vogliamo mostrare questa scheda? Vogliamo mostrare questa scheda, vai. Dai, come facciamo? Guarda, basta aprire, spegnere il cabinato. Guarda, dammi spegnere il cabinato. Io sono molto, molto elettroconduttore in questo momento, Fabio, quindi preferirei che lo facessi tu, perché potrebbe succedere. Potrebbe succedere, innanzitutto. Ah, comunque c'è un fusillone pazzesco, ma... Un fusillo? Un fusillo. Scusa, ma dove hai messo questo... Ah! Che pensi mi? Allora. La morte in diretta. La morte in diretta. Allora, guarda, c'è basta. C'è già stata. Lo faccio io. Sì, allora. Io alzo questo, tu alzi quello. Eccoci qua. Una bella sacagnata sulla Genoch. Sul Genoch. Però vogliamo fare, ve lo vogliamo mostrare, perché ve lo meritate, per dindirindina. E poi tutti a guardare questo record 2.900.000 Wonder Woman Starland, sono veramente spaventati. Lascio a te la scheda. Bene, signora. Aspetta che vado anche a fare le luci, che così, Ribio, così che si veda bene. Sei veramente un ragazzo d'oro, guarda. Guarda, tutto ancora che funziona, incredibile. Allora, intanto la scheda funziona, come ti hai visto questa sera, è cattivissima. Io adesso sarebbe bello scoprire che Deep Switch erano regolati a modalità veri stronzo, ma non lo so. Quindi... Cos'è una scheda da sala giochi? Guarda, è molto compatta rispetto ad altre schede che abbiamo visto nel corso dei mettete a schermo intero, è difficilotto, vediamo. Aspetta, ce ne ho uno. No, è difficilotto. No, ma ce lo posso fare. Come fai? Hai due telecamere in verticale. No, ma questa basta che faccia così. Tu mostra il coso che poi io detto tu intanto. Tu mostra il coso, va bene. Allora, di cosa si compone una scheda? Innanzitutto le schede, soprattutto le più vecchie, ma anche questa qui, si compone di due diversi, anzi in questo caso addirittura di tre diversi layer, quindi diversi layer composti di una parte dove ci sono i componenti, quindi le EEPROM, quindi i chip che contengono i dati, i processori, altri elementi come i caps elettrolitici, che vedete questi qua, questo bel cappone, dei dissipatori, non so se si vede questa cosa qua, non credo, ma questo è un dissipatore che serve a dissipare. Ti do più luce. Avete capito? Esatto, questo è il dissipatore che serve a dissipare. Qui sotto, slack, cade per terra e subito centinaia di euro, se non affanculo. Abbiamo il come si metteva a posto il volume sulle schede della sala giochi. Questo qui è un potenziometro banalissimo, vedete, con una croce, perché veniva molto comodo farlo con i cacciaviti. Il potenziometro non è altro che una cazzo di rotella che gira il volume proprio. Quindi in realtà c'è quasi tutto quello che ti aspetteresti di avere su un computer, perché questo, signori, è un computer. Solo che siccome l'ha fatto Capcom, e c'è scritto infatti Capcom, lo vediamo qui, eccolo qua. Eccola, guarda che bella scrittarella. La scritta Capcom fa, ma c'è, la vedono, sì. In realtà stanno vedendo un'altra scritta, perché sono mono. Ah no, è lassù. Eccolo. Vabbè, Capcom. Capcom, poi vedete che questa scheda in particolare ha un sacco di slot vuoti. Perché? Perché il CPS1, il Capcom System 1, era appunto in realtà CP System, come si chiamava inizialmente, è stato poi con proliferazione del System 2 e System 3 che ha avuto senso parlare anche di System 1, in origine al CP System. Era una scheda modulare, pensata per poter ospitare giochi diversi, quindi potenzialmente giochi con molta più grafica, molta più RAM. Nella fattispecie vedete tutti questi slot vuoti, sono proprio slot pensati per altri giochi che, sulla base dello stesso hardware prodotto in serie, potevano far girare più giochi. Altre cose che sono sulla scheda, ci sono ovviamente cose bellissime, tra cui un Motorola 68000 da qualche parte, chissà dove, non lo so. Ehi, cosa sei? Sei il contrario, ma è bellissimo! È bellissimo! È bellissimo, questa è arte totale. Questo, posso dire che siamo oltre il brutalismo, esatto. Eccoci qua. Beyond brutalismo, grazie. Ora puoi fare tutto quello che vuoi. Io ho quasi finito. Non è vero, in realtà potrei parlare per ore di questa cosa. Che altri chip ci sono? Oltre a Motorola 68000, che probabilmente è da qualche parte qui sopra, ma ci sono una chip Yamaha Sarcazzo, che è il Yamaha Sarcazzo. Sarcazzo, mi sembra il 2, uno col 2, comunque, Yamaha 2 qualcosa, 2571. Dov'è l'uomo dell'FM? Mannaggia, quando serve. L'uomo dell'FM. L'uomo dell'FM, vieni fuori. Sembra tipo l'omino dell'FS, delle ferrovie dello Stato. È arrivato l'uomo dell'FM. L'IM2151, benissimo. Vai un pochettino più in lì, che così non prendo troppo. Oh, ecco, guarda che bello. Così la vedete bene. Appunto, lo Yamaha 2151, che è il chip del Capcom System 1 e anche di altri sistemi, ma Capcom l'ha veramente usato tantissimo e dà quel suono caratteristico Final Fight, a Street Fighter 2,
non so se è Street Fighter 1, no, Street Fighter 1 penso che sono 2203, così a naso, insomma. Comunque, il fatto di essere su uno stesso sistema per moltissimi giochi Capcom del periodo significava avere una personalità riconoscibile, come succedeva con certe console, come i giochi del Super Nintendo che vedevate che era del Super Nintendo. Ha diverse caratteristiche hardware che poi sarebbero state replicate, o erano già replicate, in altri sistemi. Per esempio, il doppio livello di parallasse, più un livello di, diciamo, un layer usato per la user interface, per i testi, per gli score, queste cose. Chiedono cos'è quello slot gigante in alto a destra. Questo slot gigante in alto a destra non è uno slot, ma il chip è probabilmente, anche se non riesco a vederlo bene, è una chip di protezione che serve sostanzialmente a fare sì che tutta sta roba funzioni, perché questa è una scheda originale. Le versioni bootleg non avevano questo cippone. Infatti sul cippone c'è scritto, non riesco a leggere. Perché... Grazie Cashman per l'abbonamento! C'è scritto CPS B21 e vedete che c'è anche scritto Street Fighter 2. Si legge perché è una scheda giapponese, quindi c'era Street Fighter 2 Dash, no? il nomignolo di Street Fighter 2 Champion Edition Made in Japan, c'è scritto da tutte le parti. D'altro canto c'è uno Z80, anche lo Z80 tendenzialmente sotto, direi lo Z80 controllava invece la gestione, cioè la spedizione dei dati dell'audio allo Yamaha 2151. Insomma, un bel oggetto simile per certi versi come architettura al Sega Mega Drive, ma in realtà una potenza molto molto superiore. Tra l'altro ha una risoluzione stronzissima, il CP System, che è la stessa risoluzione che poi troveremo anche nel CPS2 e nel CPS3, che non era la classica 256x224, non era 320x240, non era 320x200. C'è anche un extreme close-up nel frattempo. Si può, lo tiene? Sì. Wow. Marsirci. Capcom, la scrittina Capcom. Possiamo guardarlo sul retro. Cosa c'è sul retro della scheda? Le saldature. Con questo bellissimo... questo è per tenere. Curiosità, quanto pesa? Chiletto neanche. 8 etti. Indovina il peso della scheda, è una bilancia. Vinco la scheda se... Sì, se indovini esatto. No, ho la bilancia da cucina, ma pesa più di quello che... No, non lo so. Vado a prendere una bilancia. Attenzione, spero che non vinca, se no siamo fottuti. Comunque, un bel oggetto, quanto pesa circa? No, è bella, ma ragazzi, tra l'altro questa a livello collezionistico non è niente di che, nel senso che, come dicevo all'inizio, una scheda originale di Ghost and Ghost ha un valore particolare, questa è una scheda di Street Fighter 2, quindi molto più comune, molto più economica, che è stata convertita in Dai Makaimura Resale Edition, quindi come al solito che la Bizboch non può definirsi un'entità veramente collezionistica, voi dite mortacci vostra, siete pieni di roba, di hardware, sì, è vero, però in realtà una volta che la massima funzionalità e fedeltà è conseguita, il valore collezionistico per noi è relativo. Ma vediamo che Fabio Bortolotti è andato a prendere una bilancia e adesso indovineremo il peso della scheda. Vedo che ci sono già diverse idee. Peso meno del 64? Sì. Allora la pesiamo fuori camera perché non potete vedere. Vediamo. Quanto pesa? Vediamo 1167 grammi. Attenzione, si è avvicinato tantissimo Rust Metal 89 con 1,2 grammi. Questo è il tuo momento Raffaella Carrà, goditelo. Esatto, complimenti, hai vinto un bacino. Sicuramente non la mia amata scheda di Ghost and Ghost, anche se probabilmente non ci giocherò per la rabbia della figura del merda di stasera mai più, ma la terrò lì in cornice felicemente. Va bene, direi che questa è la vita di Ghost and Ghost. Devo mostrare anche Vendetta, c'è cioè lì, per mostrarvi come può essere differente una scheda. Guarda, dai, va bene. Qua. Guarda, è lì. Vediamo. Ce l'ho. Dronk. Bam! Vediamo una scheda diversa. Ecco, questa è un'altra scheda, invece è proprio una scheda originale, che ha il gioco per cui è stata pensata sopra. Vedete che c'è scritto Konami. Secondo me Capcom ha un logo figo, ma Konami ha... Più che altro senso mi fa impazzire delle schede Konami? Questo verde militare del colore della PCB. Sì, sì, non sempre, ma effettivamente è una PCB. C'è Vendetta anche scritto da qualche parte. A parte che ci sono tutte le label fighissime. No, guarda, fai vedere il cippino. Esatto, Konami si divertiva molto con i cippini, quindi vedete che... Aspetta. Non è facile, stiamo cercando di mettere a fuoco. Stai fermo che la... Questa è molto più leggera perché è un solo layer. Quella sono tre layer, questa qua considera che è molto... Sì, molto pesa più. Molto di meno questa. Io provo a stare fermo, ma ovviamente... No, aspetta, devo... Guarda, ce la posso fare così, forse?
Stasera è proprio un crash course di come si usa. Buonanotte, ma giusto. Faremo mai un concertino a We Music? No. Scusa. Ecco, guarda. Non succederà mai. Faremo un concertino probabilmente con un'altra cosa, ma è presto per parlare. Cosa sto facendo? Cosa stai facendo? Stai... Sto giocando col fuoco per fare vedere la scrittina Konami. Bene, direi che... Questa è vendetta. Questa vendetta è molto più complicata come scheda perché c'hai chip stronzi Konami quadrati, quindi... Chip stronzi Konami quadrati, label Konami, tanto a due EEPROM praticamente, la scheda è veramente compattissima, bellissima, è fighissima, un dissipatore molto bello, è un gioco peraltro vendetta che merita assolutamente, made in Japan. Ma infatti a vendetta faremo una serata secondo me. Sì, una serata con le label, oh! Vedi, niente feticismo e poi vai in guarda, tienila in mano che chiudiamo lo stream, vengo anch'io a salutare e poi aspetta che ti inquadro. In the face! Sono io. Sei tu e... Sono io, non felice di farmi vedere in faccia, vista l'immolazione. Questo sono cucente. Io! 1cc. Eccoci qua. Ma. Ci sono? Amici, amiche, abbiamo finito un po' prima, però abbiamo fatto uno show di un certo tipo. Umiliante. Vabbè, no, non che umiliante. È stato solo il... Hai avuto l'infortunio del micro switch. Ti ringrazio. Sempre troppo buono, che no. Se no era un 2cc, eh. Ma doveva essere 1cc, dai. Vabbè. Già 2cc io vorrei vedere quante allora, delle tante... Ti dico che mi allenerò e a un certo punto, come ha fatto la nostra Kate con Wonder Boy, metto a tradimento il filmato di io che faccio 1cc a Ghosts and Ghosts. Sarà lì. A memoria del postuma. Vabbè. Puoi anche farlo nei momenti... Streamarlo ogni tanto. Sì, questo streamare i tentativi proprio. Ah sì, mi piace. Io l'ho fatto con Green Beret e ho vinto. È vero, io ho il potere di streamare adesso, quindi lo farò. Bene. Bene, amici e amiche, io vi saluto. Andrea, anche tu fai una chiusura per YouTube. Chiudila, vai. Ciao ragazzi di YouTube, grazie mille, grazie. Seguiteci anche nelle nostre performance migliori, non solamente in quelle un po' così discutibili come quelle di questa sera, che speriamo vi abbia non di meno divertito. Quindi, ciao!